Caso 6 nazionale. In una SRL di autotrasporto di cose per conto di terzi avente due soci, quello avente idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali recede dalla società. L'altro socio è comunque titolare di idoneità professionale, ma solo per trasporti nazionali. Dire, se civilisticamente può continuare ad esistere una SRL. E questa è la domanda A. B. Chi approverà in tal caso il bilancio? C. Cosa occorre comunicare all'albo degli autotrasportatori? D. Quale attività potrà continuare a svolgere l'impresa senza effettuare alcun ricambio? Allora, domanda A. Se civilisticamente può continuare ad esistere una SRL? In questo caso, la SRL potrà continuare ad esistere trasformandosi in SRL unipersonale. Tale modifica permette all'unico socio di conservare il beneficio della responsabilità limitata. Diversamente, la società dovrà essere posta in liquidazione. Domanda B. Chi approverà in tal caso il bilancio? Nelle SRL unipersonali il socio unico può prendere le decisioni in piena autonomia. C. Cosa occorre comunicare all'albo degli autotrasportatori? Entro 30 giorni dal recesso del socio si dovrà comunicare all'albo autotrasportatori l'evento, provvedendo anche a sostituire il gestore dei trasporti entro i successivi 60 giorni. D. Quale attività potrà continuare a svolgere l'impresa senza effettuare alcun ricambio? Entro i 2 mesi dall'uscita del socio, l'azienda deve nominare un nuovo gestore dei trasporti. Se questo ruolo dovesse essere ricoperto dall'unico socio, avendo questi il solo requisito nazionale, all'azienda sarebbe precluso il trasporto internazionale. Carissimi soci, vi ricordiamo che tra i numerosissimi servizi che potrete trovare qui al CRAV, per cercare di coprire a 360 gradi tutte le vostre esigenze, abbiamo la possibilità, ormai da un po' di tempo, in collaborazione a VDO, di garantirvi il servizio scarico dati dal cronotachigrafo, appunto, per adempiere tutti quanti gli obblighi di legge. Il servizio comprende, in caso, l'acquisto appunto della chiavetta per lo scarico effettivo e una piattaforma online che noi vi potremo tranquillamente abilitare in modo tale da avere la panoramica generale di quella che è la vostra attività di scarico. Per qualsiasi domanda e chiarimento vi invitiamo a scrivere alla nostra mail info@crav.it o contattarci direttamente allo 049 80 77 660. Vi aspettiamo! Caso 7 nazionale. In una SPA di autotrasporto, l'assemblea degli azionisti non approva il bilancio di esercizio. Dire A. Il bilancio può essere approvato da qualche altro organo. B. Se la società può continuare ad esercitare la propria attività. C. Quale rimedio occorre porre in essere e da parte di chi. D. Dovendo svolgere trasporti per enti pubblici, quali difficoltà si incontrano? Domanda A. Il bilancio può essere approvato da qualche altro organo? Risposta alla domanda A. Il bilancio di esercizio di una SPA può essere approvato solo dall'assemblea dei soci. Se i soci non lo approvano, gli amministratori lo devono rifare e ripresentare all'assemblea dei soci per l'approvazione. Se gli amministratori si rifiutano di rivederlo, l'assemblea procede alla loro sostituzione. Domanda B. Se la società può continuare a esercitare la propria attività? Risposta. La SPA, la cui assemblea dei soci non è in grado di sostituire gli amministratori o di approvare il bilancio, viene sciolta. Domanda C.
quali rimedi occorre porre in essere e da parte di chi. In caso di mancata approvazione del bilancio, si verifica una causa di scioglimento della società. Gli amministratori fanno richiesta al Tribunale di nomina dei liquidatori. Quindi si provvede alla cancellazione di società dal registro imprese. Domanda D. Dovendo svolgere trasporti per enti pubblici, quali difficoltà si incontrano? A seguito della messa in liquidazione della società, sarà compito dei liquidatori nominati dal Tribunale recuperare i crediti. Se tra questi ce ne sono da recuperare dalla pubblica amministrazione, i liquidatori devono tener conto dell'allungamento nelle tempistiche di conclusione dell'iter per arrivare alla chiusura definitiva. Caso 8 nazionale. Un'impresa specializzata nel trasporto di prodotti alimentari deperibili con veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate deve soddisfare un eccesso di offerta nel periodo estivo, con trasporti da effettuare soprattutto nei giorni di sabato e domenica. Dire A. In quali tipi di divieti di circolazione si incorre? B. In caso di fermo prolungato in autostrada, quali strumenti o apparecchiature dei veicoli frigoriferi si devono controllare per verificare il mantenimento della temperatura richiesta? C. Quali contrassegni vanno apposti sui veicoli per evidenziare il tipo di merce trasportato? D. In caso di irreperibilità del destinatario, cosa occorre fare? Dire quindi A. In quali tipi di divieti di circolazione si incorre? Il divieto di circolazione fuori dai centri abitati, previsto per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, stabilito dal Ministero dei Trasporti in determinate date ed orari, non si applica ai mezzi in regime ATP. Al mezzo va applicato pannello verde con lettera D nera, derrate deperibili. Dire B. In caso di fermo prolungato in autostrada, quali strumenti o apparecchiature dei veicoli frigoriferi si devono controllare per verificare il mantenimento della temperatura richiesta? In caso di fermo prolungato, è opportuno controllare frequentemente il termometro posizionato all'esterno del mezzo ed evitare di aprire le porte del vano di carico. C. Quali contrassegni vanno apposti sui veicoli per evidenziare il tipo di merce trasportato? Vanno apposti su entrambe le fiancate i cartelli verdi delle dimensioni di 50 cm di base e 40 cm di altezza, con lettera A o D minuscole, a seconda del caso. Inoltre, i veicoli devono recare, sempre lateralmente, sigle di riconoscimento relative alla classificazione e alla scadenza della carrozzeria. D di deroga se trasporta derrate alimentari deperibili, latte e latticini, frutta e verdura. A di autorizzati se munito di autorizzazione prefettizia, in quanto trasporta prodotti deperibili diversi o destinati all'alimentazione animale oppure legati a cicli continui di produzione. Dire D in caso di irreperibilità del destinatario, cosa occorre fare? Il conducente avvisa il vettore avvisa il committente. Infine, il vettore dà disposizioni all'autista quali riportare in sede la merce oppure depositare la merce in magazzino diverso, attrezzato per la specificità dei prodotti, o anche vendere la merce per conto del committente.